Allora, visto che questo amico nel fondo dovrà puntare sui giovani, quindi dovremmo integrare sicuramente, poi si vedrà se si riuscirà a fare mercato, non che sto a girare intorno, quindi il discorso che diciamo, si interrompe la porta nostra con Longhi, non per un fatto tanto tecnico quanto per un fatto logico, che anche con lui è stato di comune accordo il discorso che comunque sia, visto che praticamente buona parte della rosa è integrata dalla Juniores, voglio dire, visto che non arriva proprio da dietro l'angolo, era una situazione dove comunque sia la cosa più logica era quella di mettere un allenatore che potesse conoscere già questi giovani. Quindi la classica risoluzione concettuale. Esatto, no, è un discorso che credo che ci sia reciproca studio personale tra me e Raul Longhi, che purtroppo è arrivato in un momento dove lui non ha sicuramente potuto esprimere e noi ne siamo consapevoli, però insomma purtroppo il calcio così è. Volevo solo precisare che non è per un fatto tecnico tanto in se stesso, quanto per un fatto che chiaramente se arriva un allenatore che conosce meglio i giovani e cose, non credo che, visto i sacrifici che fa l'uomo per allenare il gattone, non credo. Infatti, quello che sottolineavi è un gesto di rispetto anche verso il mio, la sua disponibilità di allenare a Tortone, giustamente gli viene riconosciuto, visto che come dici non viene dato. Io ho detto in 50 parole, tu da giornalista le hai detto in 3, bravissimo. Questo è il concetto, quindi volevo solo fare questa precisazione. Io voglio dire che sempre sarei agradecido a poder allenare in Italia il Bertone. Per me ha sido la squadra che mi ha dato la possibilità per allenare e, bueno, independientemente che lo risultato ha sido buono, una situazione un poco speciale dentro la società, della squadra, però sempre ricorderò questo lavoro qui e per me ha sido un'esperienza importante e speriamo lo meglio per Bertone, che pueda mantenere la categoria, questo è lo più importante, perché la persona sempre va via, però la squadra sempre sta nella situazione, capito? Per me Bertone è lo più importante. Ecco, no, volevo solo chiederti una cosa, c'è già il sostituto o l'hai già? Credo che 99 su 100 sia un discorso di Cisco Guida che della Juniores, quindi torna. Torna e si mette, vedetelo un po' come sì, sì. In questo momento non abbiamo bisogno di polemiche, dobbiamo fare. No, ma non erano polemiche, era per dare un'informazione. No, ma tu no, però so che altri comunque ci fanno una polemica sopra. A prescindere da questo bisogna trovare una situazione e oggi possiamo ben dire che Bertone si debba salvare. Si deve salvare. Come riuscirci lo vedremo se ci saranno delle situazioni dove poter migliorare la squadra. Purtroppo è inutile star lì a dire ci vorrebbe uno scelgo che venisse e ci desse una mano. A prescindere da questo, se si può bene, non credo che possiamo farlo, lo vediamo un attimino. Quindi parte integrante di quello che poteva essere la Juniors, vedremo di valorizzare i nostri giovani e vedremo di trovare una quadra cercando di far valorizzare i giovani e trovare la salvezza. Questo è il concetto. Okay. Quello che precisavo è nei confronti del mister è proprio un discorso umano, perché ci tenevo, perché so in che condizioni ho lavorato. Purtroppo sono state tante le situazioni, diciamo, esterne, tante situazioni, quindi credo che poi al di là dei ruoli ci sia sempre un uomo, quindi massimo rispetto per quello che ha fatto Raul Longhi. Sì, oltretutto magari c'è stata qualche crisi solo di risultati più che di gioco, perché il Bertone nelle partite che con Longhi ha sempre meritato di più di quello che poi ha ottenuto. È arrivato già in una situazione difficile. La situazione è quasi quasi diventata ancora più difficile. È precipitata. Non è né Copperfield né un mago particolare, bisogna cercare di mettere anche l'allenatore nella condizione migliore per poter farlo. Ci siamo confrontati, visto che, ripeto, ne arriva dalla Spagna. Ecco, quello che voglio chiedere al mister, visto che ha una grande carriera, se gli è mai capitato di vivere una situazione come questa? Diamolo di no. Nella sua carriera? Quali sono secondo lei le soluzioni per uscire da questa situazione, cioè puntare sui giovani come deve fare il direttore? Bueno, penso che questo lavoro lo deve fare, io non devo opinare di questa situazione. He lavorato con i calciatori che ho tenido a disposizione e ho intentato per tutto lo máximo possibile a livello professionale di lavoro con mio staff tecnico, lavorare
Pero es una situación difícil, complicada, un poco de nervio alrededor de la squadra, non è facile in questo momento, però allora è importante per me che Bertona salve la categoria e che mantenga, questo è lo più importante. Ecco, tornando alla partita di oggi, un pareggio importante soprattutto per il morale, la squadra se lo meritava. Bueno, la squadra se lo meritava anche nel trapalo, la squadra se lo meritava il dia della Giannia, ti ricorda la Giannia nel 1994, sì, sempre la verdad che non abbiamo tenuto la, come si dice, sorte, la fortuna in nessuna partita, nessuna. Oggi non hanno fatto una sola occasione di gol e non hanno fatto un gol di calcio di punizione. Questa è la situazione, no? Le cuesta hacer per gol al Bertone también. Questa è una situazione che sta ahí, però speriamo che si solucione e che migliori l'aspetto offensivo della squadra. Ok, la ringraziamo mister, auguri per le feste, per il Natale. Buon Natale a tutta la gente del Bertone. Buon Natale.